Ciao a tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video. E questo è un mini scopriamo le creazioni in resina. Devo scoprire queste due perché mi servono. Ho un po' di paura perché io purtroppo con questo stampino qui, diciamo così, che vi ho già fatto vedere nell'altro scopriamo, riesco a vedere la creazione dall'altra parte e devo dire che boh, non mi convincono, quindi mi sa che ci sarà qualcosa da rifare. Io volevo questi due, diciamo così, grossi cabochon perché avevo intenzione di realizzarci sopra delle bamboline, una piccola collezione floreale, diciamo così, perché ho dei fiori secchi che ho appunto raccolto e ho fatto seccare e quindi volevo appunto dedicarmi a questa mini collezione. Quindi ho detto, vabbè, scopriamo questi cabochon e vediamo il risultato. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto prima uno stratto di resina trasparente, ho messo quello che è il fiore seccato e poi dietro, una volta che il fiore era inglobato completamente nella resina trasparente, sono andata a realizzare il dietro con della resina, nera. Allora, per questa resina nera ho usato lo smalto nero e la tempera nera, però il nero che è uscito, un pochino i brillantini neri, che però in brillante non avevano assolutamente niente. Me ne sono accorta praticamente quando l'ho fatta entrare all'interno della resina, che praticamente non brillavano più. Cioè all'interno della resina non brillavano più, in realtà nel barattolino brillavano. Quindi mi sa che la resina ha fatto qualcosa, questi mini glitter. E quindi, boh, è per quello che io non ne sono molto convinta. Comunque, adesso vediamo. Vabbè, dai. Andiamo con il primo barbacici cocco. Vabbè, cominciamo con questo qua. Questo qui è un, se si capirà, è un papavero che mio figlio mi ha raccolto fuori sulla strada, e me l'ha portato in casa. Io ho detto, vabbè, allora teniamolo di ricordo e vediamo di realizzarci qualcosa. Vado, eh? Olè. Allora, il papavero nella essiccazione ha perso ovviamente quello che era il suo colore brillante, è diventato un rosa acceso antico, che poi all'interno della resina, quando ho fatto lo strato che io lo guardavo, è rimasto uguale, è rimasto tale. Allora, io vedo qua, c'è una bolla, due bolle, però vabbè, alla fine comunque io vado a realizzare quella che è la mia bambolina, quindi in un modo o nell'altro riesco a sistemarla. Cosa ne pensate? È un po' scuro, eh? Dovrò fare la bambolina molto colorata qua sopra, però non mi dispiace. Vabbè, poi qua credo che farò anche un altro strato di resina trasparente in modo tale da coprire queste mini bolle, come ha spiegato Elena nelle creazioni di... Andate a vedere il suo canale, nelle creazioni di Elena. Ha spiegato appunto come riuscire a riempire questi piccoli buchini con la resina in modo tale da... che sono delle bolle, in modo tale da recuperare completamente la creazione. Cosa ne pensate? C'è poca luce. Oggi c'è una giornata un po' calda ma coperta. Vabbè, e questa è una. E vediamo che cosa ne verrà fuori. Con la creazione, ovviamente. Perché io accompagno sempre quelle che sono le creazioni a resina con le mie bamboline. Allora, speriamo che abbiate visto anche l'ultima collezione. Vado. Questa è un po' strana. Allora, vediamo un po', scusate. Anche qua c'è una bolla che è scoppiata. Allora, qua ci sarebbe un fiore che era in origine era lilla. Un fiore di ginestra e una fogliolina di menta. Boh, è un po' strano anche questo. I colori, boh, si sono falsati. Per i glitter, allora quello che vedete glitterato l'ho dovuto aggiungere quelli bianchi perché sennò era assolutamente
L'unico puntino nero è basta. Non lo so. Cosa ne dite? Questo fiore qua è diventato un po' tetro, un po' spettrale. Non lo so che cosa potrò realizzarci sopra. Boh. Pensavo qualcosa di più allegro. Datemi dei consigli. Sicuramente farò delle bamboline con dei vestitini che richiamano i colori dei fiori che ci sono sopra, con magari delle cane fatte da me, da mettere appunto sui vestiti. Vabbè, comunque, queste sono le mie piccole mini creazioni in resina. Come video è una ciofeca oggi. Non so se mi arriveranno tutti i complimenti dell'altra volta, però vabbè, ci tenevo a farlo con voi. Vedremo che cosa ne riusciremo a tirare fuori con questi. Va bene, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per esservi fermati un pochino da me e ci vediamo la prossima volta. Ciao!